Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui per un episodio di PES 21 Master League. Non ho detto tanto con Juventus, pronto a continuare l'avventura odierna. Allora, lo scorso episodio è stato davvero pessimo. E oggi avremo la Coppa Italia nel ritorno contro la Regina. E poi avremo in Champions la squadra che non so come si chiama. Lo scopriamo solo dopo. Abbiamo anche l'offerta relativa verso per Chiellini. E infatti, ecco il cavolo, 1.8 e Chiellini, per favore. Anche se è vecchio, voglio i miliardi. Fulano vuole il pinsoglio, ma tutti vogliono i miei portieri. Ma perché non comprano gli altri che sono fagioli, che voglio vendere, parto, non lo so. Cioè, gli altri che voglio vendere, no. No. Ok, vabbè, salvazione è un po' che ci porto oggi per coprire i nostri punti deboli. E allora, Riccardo Pereira. Ripeto, io attenzione destro, non ho problemi. Non ho problemi, forse più l'attacco se non per i problemi, ma per il resto va bene. Anche perché dobbiamo prendere poi un attaccante forte, davvero forte. E Morata, quindi non lo confermeremo. Forse uno lo confermeremo, forse McKennie, sinceramente. Narrative, Pinsoglio, ok. Ma andiamo a affrontare la regina. Allora, prima di tutto direi di fare, visto vedendo anche, scusa, vedendo anche come sono i calendari, 14, 17, che succede? Aspetta, di tesoro. Vedendo che siamo 14 a 7 e 20, direi fare i titolari con la regina. L'andata, ritorno con le riserve, anche i giovani. Dobbiamo fare il massimo con i titolari. E contro la squadra di dicembre sono i titolari perché è importante. Vedendo anche il programma, avremo dopo il Napoli. Tutto ben calcolato, tutto preciso, veramente. Perché dopo la Coppa Italia ci dà due partite andata e ritorno, ovviamente. Visto che sei conoscente. Cionek, quello del Palermo lui è, sì, questo è Thiago Cionek, sì. E allora, tutti stanchi, ma giocheranno tutti, non mi interessa. Al massimo, se togliere qualcuno, c'è Pogba che non è in forma, mettiamo qui Bentancur magari. Poi lui stanco, bravo Bentancur. Una cosa dovrei fare, la fa pure male. Chi era il centrocampista che ho io? McKennie, Bentancur? Non ci sta. Allora mettiamo Fagiuoli, che cade a fagiolo. Poi Szczęsny che sembra. Ma giocano tutti. Posso giocare tutte, che mi servono titolari, mi servono. Devo fare bene questo, non mi interessa più di tanto. Quindi Juventus, Regina. Vediamo un po' di riuscire a portarmi a casa una vittoria. Perché dai, dai ragazzi. Buonasera e benvenuti a questo match notturna. Purtroppo, come forse riuscite anche a vedere, stasera le condizioni meteo Ma non sono partita certo bagnata, favorevoli. parte fortunata, Una pioggia dai, adesso leggera non fai si è così. alternata a precipitazioni Allora, dai, diluvianti con la che hanno regina svincolato una la raccolta. vittoria grossa ci deve stare. C'è anche Avanti Dance notizia Dex però Napoli, che i preparato, sostenitori anche delle giocatori tifoserie di non Serie si A sono sono fatti qui, sparare. Elite, guarda lì Morata. E Dybala, Ottima secondo mazzata di spazio, il Dybala, tiro, terzo e gol. niente. E No, anche troppo, Sarri troppo bagnato chiusi per dai noi ragazzi, non riusciamo a pali. trovare spazi. Cioè, appena la palla un attaccante, sono tutti dietro già. Tutti dietro. Ma come si vede una squadra che fa questo pressing, gioca Abbiamo avanti o riconquistato indietro? Cioè, vedete, in l'equilibrio. realtà ci sono, ma poi dopo un po' hanno un calo, Qua no. Sicuri in fase di Qua palleggio. no. Incrocia con Sandro. compagno. Perché non mi dà Cerca lo Sandro? spunto. E qua c'è il Buon gol. colpo. Cioè, Parata trovo che cerco di Sciaraba. selezionare Alessandro, non me lo dava. E tutti dietro, vai ragazzi, tutti dietro, si corre, ma quello va più veloce, guardato. Fagiuoli. Morata. Un momento in avanti, Morata. Morata. Guarda Dybala. Guarda Paulino che viene fatta da Stavastopoulos, come si È buono chiama. il colpo di pensiero. No, dai. Ed ecco Mi il fa gol fermare messo in atto dal l'inquisizione portiere ogni Pellegrini. volta. Entrambe le formazioni Comunque, non offensive sto giocando hanno male, messo ma in sono campo fin difficoltà. troppo Hanno sparato chiusi. Fin all'assalto. troppo chiusi. Non E una brutta non so occasione. davvero cosa poter fare più di tanto. L'unica cosa che posso fare è Morata che mettere magari di impegna i attaccare miei come spogliatoi trequartista senza aver e inaugurato avere il un po' più di campo. offensività, ma Rimane sono solo troppo disponibile centrale. Qui mister non Dybala riusciamo nell'angolo a degli giocare. Anche se attaccanti. ho giocatori larghi come Ronaldo, sto largo, di Dybala pure. E Non succede iniziano ad niente, perché alla esporlo in fine sempre al 45 centro il problema minuti. sono tanti e pure sì sono Una delle tanti. due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il Frizzante. risultato non rispecchia i loro sforzi. Dopo, Questa vabbè, gioia Arthur ormai è deve aver più tolto il loro del pallone. credo che porteranno. Oh, E quanto Okwon gol! segna, cioè ovviamente De Ligt. Cioè, guarda qui l'azione. Atteggiamento positivo in questo secondo Io tempo. l'avevo lasciato Solo da 3 ore. doveva solo appoggiare E il Okwon pallone. si è È liberato. Cioè, stato non mi lasciato esce. da un Rossi, uomo quando guardata, ma non innumerevole. mi esce. Io mi Io esce De vorrei Ligt, c'è un uomo libero. sottolineare l'assist Cioè, incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha
tagliato fuori tutta la difesa. E vabbè. A lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Qua c'è fallo? No. Ci ha visto la camionata saltare così in aria. Non c'è fallo. Ma sei malissimo, dai, porca. Suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Non è codè che non c'è nessuno dei centrocampisti, oh. Vai a tale, niente, potrebbe in mezzo. Dybala, Dybala, si lì. E niente, vabbè, oh, dai. Crimi, arriva dietro, lo gli togli il palo subito, dai, dai. Da dietro che la. Allora, subito è fallo, che allunga la. Prende il braccio, scusami. Ok. E subito dietro. Sembrava un buon corridoio. Ma cosa fai di tacco? Cosa fai di tacco? E quelli sono. Sì, ovviamente la palla non gliela rubi più ormai. Prova con la palla filtrata. Io esco col portiere. Riceve il passaggio. Si libera la grande. Oh, cuon, cuon. Cioè, davvero incredibile. Davvero incredibile. Cioè, l'ultima azione tu mi fai il tacchettino, Ronaldo. Proprio alla fine. Ma non ce l'hanno fatta. Non è ancora finita facendo questo. Io odio strategie così. Di copiare il ritorno che poi hanno quelli messi ultra difensivi. Dai, ultra difensivi. La copiata perché è così? Sta non mi dà essere già gli ottavi intorno alla Juve. Non parte subito, c'è anche mezzo alla Champions. E c'è il ritorno. E metto tutte le liste perché se ne frega. Torno segreto 2 che c'è la tela di col Torino, importantissima. Sì, sì, ha fatto adesso meglio. Ma neanche ha giocato con Kulusevski, poverino. Neanche ha giocato. Che belle domande ci fanno. E allora, io soffro. In porta, no, Bentancur titolare. Vai, Bentancur. Vrioni. Fagioli ancora titolare, a posto di Rabiot. Di parto, non so dove sia. Destro, di parto. The Winter Soldier. Riccio e Pinzoglio. E a sinistra, Frabotta. E ok. E questo è fatto. Poi, centrocampo, posto di Pogba, ci mettiamo Martin, che ha anche un numero di 11, a posto di Dybala, ci mettiamo Dejan, Dolberg, no, e come altro attaccante potremmo mettere Chiesa, però mettiamo ovviamente Chiesa messo alto a destra, Kulusevski seconda punta, anzi prima punta, fa meglio, sì. Mettiamo qui. E tu seconda punto 80. Ok. Che forse è migliore cosa da fare. Vrioni, Kulusevski, Chiesa, ragazzi. Una squadra iper iper giovanissima. Fagioli, Vaffati, una fede di mediano trequartista. Bentancur qua e Martin di qua. Bentancur va a fare in mediano. Che lo può fare? Va bene, andiamo un po' nella stessa squadra. Farà meglio. Gente, non mi fai più di tanto. La Champions è l'obiettivo di questa Juve. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare è la regina, c'è uno stadio della Madonna, complimenti. Ma lo stadio sarà completo. Ma ragazzi, lasciamo fare tutto, diventiamo Vrioni, sta fare Vrioni, il nostro giovane talento. Oggi ho messo tutti, serve che non mi frega più di tanto sinceramente. Cioè, pesta con i titolari. Perché ha fatto un gol così di fortuna veramente, dai, cioè. Classico duello tra la squadra modesta e quella favorita. Sì, sì. Nel 99% dei casi non c'è gara. A calcio è strano. Calcio non è strano, il gioco è strano. Sulla carta non c'è partita. Ma da Chiesa. Vrioni, vuoi correre, Vrioni? Assisteranno una sconfitta considerata la qualità. Grande Vrioni. Guarda qui Chiesa, è la tua, eccetera. Eccetera lì. Guarda che c'è Chiesa. Dejan. Vrioni si gira, prova il tiro. Spaggia il portiere. Frabotto, prova un po' di spazio e quello lo chiude e la palla neanche esce. Grandi e ci va lui prima. Da scivolo. Vabbè. Vrioni. Cerca lo spazio, Vrioni in aria. L'Alkevic veramente va sempre lì perfetto. Sempre perfetti, ma è sempre bene. Verso l'esterno, va verso l'interno per farsi rubare il pallone. Bravo Chiesa. Sempre uno dei loro messi lì. Ma probabilmente eccezionali questi giocatori della regina, eh. Vrioni per Kulusevski, cerca un po' di spazio. Prova il tiro e niente. C'è sempre uno dei loro che mi ferma. Ovviamente. Cioè, pensate che la passi è poesia. Fantasia.
Non c'è fallo. Cioè, possiamo vedere un attimo. Cioè, io prendo palla. E come. Ok. No, non voglio sapere il play, voglio solo che a me puoi suare, è possibile. Ok. Cioè, va bene il pallone quello, guarda! Ma come. Ah, prima c'è il piede lì, già sul pallone. Ma miracolosamente, lui. Cioè, va a colpire il pallone. È impressionante. No. Non va a colpire il pallone. Vicini un po'. Non so cosa c'è qui. Colpisce il pallone? Sì! Cioè, guarda che. Ma che mezzo fa questi interventi? Ma è normale, raga. Cioè, intervento da playmate, da libero puro dagli anni 80, non lo so. No, Prione non va sul pallone. Cioè, davvero è una cosa incredibile. Io rimango sempre stupito da come. Alcuni giorni siamo. No, ho sbagliato fare i cambi. E lo facciamo ora, allora, facciamo quel cambio così che mette, mettiamo qualche titolare, o meno che se no, di questa ragione mettiamo gli Attaren. Dolberg a posto di Vrioni. Questo va bene, intanto potete la linea che è in formissima. Pogba, proprio fare il suo, la quartista. Però è incredibile, cioè quello va a prendere il pallone. Quello va a prendere il pallone, dai. Per favore. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro Riparto. sforzi, ma se giocano come nel Butto da primo tempo, centro. credo È che porteranno troppo a casa la lunga. vittoria. Chiesa, neanche salta Chiesa. Io avevo X, guarda dove sia, ma non salta Chiesa. Dice, io non c'è il Non pallone. può che Basta, non ci salire. arrivo. Grande Fagioli. Bentancur, qualcuno c'è? Bentancur. Guarda Kulusevski. Di E trova il compagno. Sta lì Pardo. Trovo per pronto. girare. Io trovo che prima per girarmi ancora sta così. Tiro debole, Rimuove. nessun Così. problema. Guarda l'Holberg lì. Può segnare Chiesa, lì. lascialo lì, dai, vabbè, dai, no, 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 più veloce di Chiesa, Grande no, no, dai, intervento, su. ma non un gol. Chiesa sullo stretto più veloce, cioè, è davanti e quello. E lo sposta. Cioè, dai, io. È una vergogna, è una vergogna. È una vergogna. Guarda tutto a destra, che c'è Tentativo di Kulusevski. allungare il gioco. Campo di spazio, miracolosamente, poi subito chiuso. Chiesa, sta dietro l'uomo, Libera bravi. tempestivamente. Sempre dietro l'uomo ragazzi, sempre dietro l'uomo. Quarti avversaria. Si libera la Sì, grande. va, 94 una Un gol spallata e per lui la è a Portogallo. dietro. Liotti più veloce di Kulusevski, è a Prova a dietro pareggiare e e fanno bene riesce a gli togliere il pallone, una attaccanti spallata, centrali non c'è e poco gli pallone, una spallata difensori non per fa accompagnare la niente. manovra. Non c'è fuori gioco. Calibra un bel pallone e trova bene il compagno. E il colpisce verso la porta. C'è ancora questo, c'è come ci Non manca, solo può come ci essere questa mancava, lunga che c'è questo qui gol una che è bonifica. Visic. Che è grosso e lento come un carrammato. Ma nonostante tutto, è discesa più veloce dei miei. No, La Dolberg in possibilità aria. di Il tiro, ma conquistare. no, E con il fischio finale finisce il all'ultimo. controllo Vabbè, della loro all'ultimo. partecipazione al 90 torneo. minuti di Finisce fare pareggiata, difesa questo pareggio serrata. basta a cancellare la sconfitta Sì, del ha Milan. fatto anche un tiro. Luca, cosa ti è sembrato di questa doppia sfida? Il risultato dell'andata è stato Beh, determinante. direi. E vabbè, e noi diciamo addio alla coppia che noi abbiamo messo già qua. Cioè, Juve, Inter, Juve, Inter. Cioè, queste già lì le 8 migliori di Serie A. Però invece noi mettiamo da dietro. Insieme al Mischione, giocando con le squadre che si chiudono in difesa. E che poi fanno un tiro, un gol e poi ancora più chiuso in difesa. E beh, noi pensiamo alla Champions, cosa importante. Bentancur ancora infortunato. No. Ancora infortunato. Non è che lo sto vendendo. Anzi, non è che l'ho venduto. E allora, questo no. Hanno solo Cabello 81. Sono fortissimi. 80. Ma hanno giocatori discreti questi. Chi cavolo sono? Ari, quello brutto. Bruttissimo. E allora, non gioco con i titolari. Provando a mettere sempre di Paolino. Sempre da punta. E Ronaldo messo da ES. Ok. Morata è messo un po' più qua. Pogba lo alziamo un poco, Rabiot pure lo alzo, lo alziamo un poco, vediamo un po' se questa squadra riuscirà a fare qualcosa. Stanchezza, io ne sono stanco di giocare con squadre così, per questo io voglio alzare la. Cioè, io su questa non ho problemi a giocare su questa, come vedete, cioè col City mi sono giocato a viso aperto, solo che difesa a volte faccio errori banali e poi invece loro sono tutti chiusi.
non si possono alzare. Ma lasciamo stare questo. Krasnodar, Juventus. Andiamo, ragazzi. Signore e signori, silenzio e attenzione. Seduti, si alza il sipario. Un caloroso benvenuto a Gran Varietà del Calcio, che oggi vede protagoniste due compagini alle prese con la fase a gironi. Il loro estro è innegabile. In campo possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Un torneo ancora in fasce, ma che speriamo si svilupperà regalandoci emozioni crescenti, proporzionali all'aumento della posta in gioco. Siamo certi che questi ragazzi non sono qui per annoiarci. Ne vedremo delle belle in questi incontri, amici. E te devo lo steward che sta negli aerei. La disorgiata film sul comporta. Comunque, si entra assoluto da patto difensivo. Bravi, da difensivi partono. Ok. Ok. Ora c'è la mazza, ma non c'è fallo. Bella Pogba, Pogba. Entri in area, poi da se fermato, sai che mi fermo anche io. Dybala. Ha un po' di spazio, prova il tiro. E colpisce Morata. Questa è la sintesi della nostra stagione. Cioè, noi tiriamo bene una volta e colpiamo Morata. Guarda Ronaldo. Non passa Ronaldo, quello. Inizio l'arcigno. Già era lì pronto a fermare il nostro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bella per Morata, Alvaro. E vabbè, quello ci sposta. Falsamente, vistosamente falloso, ma l'arbitro non ci chiama il fallo, ovviamente. Ovviamente. Quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Guardalo, vai. Quadrado. Dybala. Dybala, lascia di l'uomo. Cercava Kuma, niente. Con Dybala può provarci. Il 4 è lì. Il 4 è lì, ma non ci viene il pallone. Tranne che io diamo ancora a lui. Dai, su. Gira, trova a girarsi Ronaldo. Realistico. Caveglia. Mostrano un buon controllo. Ecco, c'è il gol. Parata di Szczęsny. Allora, primo tempo col rischio che il Krasnodar ci faceva gol all'ultimo secondo in azione. E allora io ho un'idea. Io avrei un attacco. Vado corto. Lungo corto. Allora, attacco centro. Andiamo sulle fasce. Posizione del modulo fisso. Si stanno in loro posizione. Vediamo un po' così, vediamo. Vediamo un po' se stanno al centro. Questo palla è Krasnodar. Certo, questo palla la difesa stanno. Partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Ecco Morata. Ronaldo un po' di spazio e il 4 è lì. Ronaldo ancora lui gol. Meno male. Però dico veramente che è come la squadra che. Cosa? Gli dai il fallo. Ma no. Ma che fa? Ma per piacere, va. Ma per piacere, però perché sei così stretto? Non lo so. Lancio lungo del portiere. Gli dà anche il fallo ora. Gli dà anche il fallo, ok. Sandro trova a girarsi. Che linea è scomparso. Dybala. Riceve un pallone interessante. Oh, guardato. E segnati si vedono. Difensore può spingersi in avanti. Per Pogba, niente. Però davvero. È incredibile come in questo gioco, pure qui sono sempre i problemi. Un gioco posso fare un gioco buono, sistemato. Che penso che il gioco si dice molto alla realtà, ok. Ma per certe cose veramente ancora ci sono problemi. Cioè, la CPU che a volte non reagisce, della mia CPU, perché la loro reagisce molto bene. Alessandro. Ronnie. Calibra un bel pallone. Riceve la palla. Ronaldo, cerca un po' di spazio per Pogba. Chiesa in area, già quello era lì, pronto a chiudere subito, subito. 1 e 2. 1 e 2, mi dava Pogba, guardato, si cambiavano. No, pallone orribile, Antius. Ovviamente io non riesco a togliere anche un pallone che sia uno. Questo sono in vantaggio offensivamente e fanno il gol. Che dica in marca in nulla. E 0-0. Mentre l'episodio è davvero terribile.
Io non capisco cosa devo fare con quelle così che mi stanno ultra difensive e i miei a volte non si fanno vedere in attacco, non tisse, non mi salgono. Proviamo a fare qualcosa un po'. City perde. Cosa? Col Mitla? Il City perde. Un girone combattutissimo, se lì. Non mi peggio una vittoria, una sconfitta, ok. Ma se lo consigli almeno, lo prego col Mitla. E c'è Juve Napoli. Con Aurelio Renzi che sarà prontissimo. Mamma mia, questo giorno è debito 2. No, basta. Il Torino ci penserò dopo al Torino. Dopo avevo Napoli, Torino e Juve. E Spavaldo. La cura è guarito, miracolo. Ronaldo è... Hellguaye. E allora, andiamo a fare scrivere il gioco. Andiamo a capire cosa. Proprio cerca di capire. E allora... formazione è questo, è il modulo suo. Io sono un attacco, contropiede. Perché adesso palla non me lo fanno. Poi cerco di mantenere questo palla. Quando hanno poco spazio i compagni di squadra cercheranno di loro di sopportare meglio la manovra. Passaggio corto, attacco, scattacca. No, prendo sulle fasce e... no. I giocatori si muovono sul campo in maniera tale da rispettare sempre il modulo di base. Ok, perché voglio avere i giocatori come sono. Poi, avanzate. Costa al centro è la cosa più terribile. Mettiamo un tiki-taka. Forse con io si può fare più tiki-taka, non lo so. E come aggiunzione mettiamo i terzini alti, perché voglio difendere la rigore. Ok, difensiva, rendere l'area, marcatura stretta. Marcatura stretta. Facciamo così. Vediamo se per, nel prossimo visto riusciamo a fare qualcosa. E altri cambi. Io non so chi altro. Che sei informissima. Io non so fare con Morata, perché per me l'attacco forse è più Morata, perché Ronaldo magari fa qualcosa prima punta, Morata non fa tanto. Ma prima punta io chi posso prendere? Trattativi, vediamo un po'. Allora, gioca avanzata, posizione, prima punta, sono generale, forte, da 80 in su, anzi da 82, l'abilità, cosa abilità avrà? Beh, questo è troppo complicato. Sono 147. Ma vediamo anche l'età, che non sia troppo giovane, troppo vecchio. 146. Quindi c'era uno che era... no, c'era uno che era a 18 anni e 82. Ok, andiamo a cercare. Andiamo un po' di cercaggio. Poi che sia attaccante, non che mi dia ora. Ecco, mi dà Pepe. E allora, posizione. Ok, Lewandowski. Tanta roba, costa tantissimo e non so se posso comprarlo, ma lo mettiamo in lista. Ok, Mbappé, sarebbe bello, però se me ne dubbi costa di più, perché magari lui è vecchio, ma posso sapparlo. Mbappé però Agüero no, sinceramente. Kane non mi è tanto piaciuto. Van Basten. Raga, io non ho visto, poi sta a voi scegliere. Aubameyang. Aubameyang, poi lui. Ha la velocità, la forza. Suarez, no. Un po' lento. Benzema. Poi fermo tutto, ma non lo so. Firmino. Non mi ripeti tanto. Werner. Non è quello che voglio. Mi dispiace, non troppo bene, no. Cavani, Lukaku, Icardi. Icardi è non sarebbe un brutto acquisto. Realista anche come vuole la Juve, che la Juve vuole l'Icardi. Allora c'è il nostro lista. Poi Gabriel Jesus. Cioè vieni, Gabriel Jesus è Barcellona. Complimenti. Alla fine Icardi sta nell'orbita Juve. E sarebbe un buon finanziatore, buona cosa, diciamo, si difende. Gimenez pure lui sta nell'orbita Juve. E potrebbe anche starci. Zapata, patata, penso di no. Tanta forza ma pochi passaggi, non mi va questa cosa. Il Toro già l'abbiamo in lista. Ibra abbiamo fatto già i conti noi. Mertens, società, dribbling tantissima, poca forza. E avevo un po' di forza. Dzeko un po' vecchio, società non ne ha più. Iago Aspas, tanta roba pure lui. Fa anche moltissimi ruoli. Reano, magari c'è una strappola del Celta Vigo. E Beyender, poi li acquistano tutti i vecchi, cioè, da qui ci vengono tutti i giorni. Poi 26 anni, Higuain, il ritorno in Pipita, che sta ancora al Tottenham. Cioè, Tottenham come sempre attaccanti come Higuain. La Gazzetta, no. Guarda, l'abbiamo noi. Belotti, non sai, il Gallo.
Poi c'è Waxter, George Rieger, no? Martial, no? Che fa anche prima punta. E allora, quindi l'attaccante dopo Morata sarà davvero difficile. Muriel, no? Mandzukic, Mandzukic al Milan. Dembélé, perché prima punta Musa? È all'esterno. E anche lui in orbita Juve, velocità, forza, insomma, potrebbe essere anche lui. Sa anche lui in orbita Juve, se parli di un Dembélé che venga da Juve. Poi Volland, no? Però qua c'è che sono giovani, sinceramente, siamo sotto gli 83, 85. Silva no, Zuba no, Falco no, Falca no, ma ancora un altro Mandzukic. Il doppio Mandzukic va, diciamo. Io invece che di 3 da 3 la squadra. Giroud, lo chef non è quello che cerco. Tammy, tanta roba. Carter Lewin, no. Wilson, no. Caputo Quagliarella, no. Williams, no. Gomez, Gomez, non è Mario Gomez, che però non ha tanta velocità, non mi piace. Paco Alcácer, no. Benedetto, no. Gabriel Barbosa, no. Poi Plea, anche lui non di 4, vabbè. Plea, Alex Teixeira, Arnautovic, no. Alario, eh sì, sei molto Alario, sei. Diego Costa, pure United, no. Dybala l'abbiamo già noi. Poi c'è la stessa punta, Müller, Ilicic, Bebeto. Bebeto sarebbe tanta roba, ma non è la punta che vorrei. Correa, vorrei anche un po' più di fisico. Bebeto non ha fisico, Correa, no. Gio Felix, no. Che terzo. Il ritorno della Pascia, la Juve. Tantissima. Cruze. Pallino MS. C'è anche un altro MS, per noi in teoria. Quello Icon che non fa questa prima punta. Di Maria. Quando tutti poi fuori il ruolo. E lasciamo stare. No, ci dà anche centrocampisti a fare la prima punta. Ci dà il nostro Messi. 95. Royce, Havertz, Coutinho, Llorente, no, quello della Napoli, l'Udinese, Papu Gomez, che è brutto, tipo arrabbiato, e Fekir, no, Brand, Zaniolo, vabbè, ok, insomma, ragazzi, i nomi sono tanti. Se volessimo essere, diciamo, una squadra che fa, come siamo la Juve, in realtà, noi dobbiamo puntare a Icardi, Haaland, Jimenez, Dembélé, anche questo Belotti, che anche se tu però si può provare, però togliere questi qua che sono un po' più nudo confronto, no, rimuovere i selezionati, Ignazio, rimuovere i selezionati, tanto Tagbaduto c'è pure che non c'è 9-7 pure buono, così come Vlahovic e Scamacca, Kin, ma lasciamo quelli. Embolò, no. Che lui dovrebbe essere titolare e non posso essere titolare lui. Noi abbiamo Abram, Dembélé, Martial, Belotti, Iago Aspas, Martinez, Jimenez, Alan, Icardi, Berne. E poi abbiamo, diciamo, i colpi 90, Bumayama, Mbasse, Mbappé, Lewandowski. Non è neanche più fattibile fare questi tre top. Ma proviamo una cosa. Così, quanto costa i carti? Non quanto costa i carti? 55 milioni, 65 si potrebbe fare. Poi Alan, non conto, costa tantissimo. 70 milioni sarebbe aperto. Poi secondo me è aperto a trattative. E Alan ha la forza e il tiro, velocità, pochissimo passaggio, ma almeno potrebbe fare veramente tanto. Poi mentale può ancora crescere tantissimo. Bene, un po' ci costa meno sto timo. 48 milioni più loco. Ma vabbè, io li ho presi un po' di tutti. Però c'è anche l'ingaggio perché sarà un per rottura. Vabbè, 400 milioni. La clausola 400 milioni, ciao. Lewandowski invece 60 milioni. Che presi la clausola 141, ma si può fare. Ma il stipendio, non me lo so, 5 milioni. Ora che ci penso, tutti sono molto alti i stipendi. Timo 7 milioni, però
stipendi sarà una gran rottura. Anche se però mi va ancora a vedere o se Bentancur o se già ci ha dato già il guadagno. 7 milioni, anche i Gade 8 milioni. Sarà una bella rottura di scatole sui stipendi. Da noi chi è che ha i stipendi un po' più alti, scusami? La mia squadra. Metti nessuno. Ok. Allora, mercato, vediamo un po' gli stipendi. Scerni 10 milioni. Delitto 7. 8 Chiellini. 8 Chiellini. 4 Quadrado. 4 Sandro. 8 Pogba. 5 Arthur. 3 e mezzo Rabiot. Meno la realtà. 32 Ronaldo. Dybala 13. Buffon 3,7. Bonucci 5 e 4. Danilo 3-2, Yattano 2-2, Dobbio 2-5, Kulusevski 3-3, Martin 1-9, Demiral 2-9, Frabotta neanche 1 milione, sono neanche 1 milione, Riccio, Winter. Diciamo, Bentancur se ne va, ritorno in gaggio è buono, poi gli altri sono tutti sotto. Ma noi vendendo Rugani, Perin, guarda quanto stanno estendendo questi. Da ragazzo non so se vendo o tenermelo. Però il fatto di ingaggio sarà una gran rottura di scatole. Ma ragazzi, fino a questi episodi oggi, tanta delusione, tanta rabbia. Spero di rifarci subito contro Napoli, Torino e Fiorentina. Perché è importante riprenderci anche il campionato. E dopo questo abbiamo anche il ritorno con... Cioè, un 2, 3. Un 2. Un 2. Un 2, 3. E poi c'è il vuoto. Poi un 2, 3. Un 2, 3. Un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 e poi 1 2 3 1 2 3 4. Dovevo anche da gennaio, dicembre. Che bello, siamo realistici, anche se dicembre. Poi 1 2 3 4 qua vuoto 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi qui tanto, cioè, vedete, qui, io sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stop nazionale, sì, ma che cavolo, che cavolate, dai. Ok, ragazzi, allora, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra, in caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche, i video che usciranno, e vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul lavoro. Tutto questo, ragazzi, al prossimo episodio, nei prossimi terri, passo e chiudo.